Allora, Uka Uka, possiamo avanzare con la storia? Finalmente? Torna da Uka Uka. Fatto. Uka Uka ha usato il suo potere per dare energia alla testa dello sterminatore. Andiamo all'isola Vumpa. No, Greg, per favore. Ah, meno male. Meno male, Dio mio. A parte che minimo di, sai, animazione schifo non faceva, non vorrei dirlo, però ok, non entra, perderlo lui, così diamo a Cortex la lezione che gli abbiamo preparato. Vabbè, ma c'è Crunch che si guarda i libri porno. Crash, da qui puoi accedere alle sfide dell'arena. Sono lotte dure e impegnative, ma le ricompense sono straordinarie. Certo, certo, guarda, guarda quanto mi interessa. Aspetta, aspetta, guarda, guarda. Finalmente entriamo all'interno della testa dello sterminacoso. Finalmente, maledizione. In parte non vedo l'ora che siamo alla fine, perché questo gioco, dannazione, purtroppo non è bello. E un po' me ne dispiace. Torna dallo sterminatore, già fatto. No, ti prego. Ah, ok, non è. Dai, che palle. No, ti prego, non voglio lasciare giù né uno né l'altro. Non c'è modo di portarmeli. È qua ed è decidere. Lasciamo giù quello che rallenta il tempo, lasciamo giù quello che lancia colpi da lontano. Lasciamo giù la iena, dai. Mi dispiace un sacco. E questo? Ah! Potenziamento d'attacco per aver ucciso il capitano. Ecco qua. Ah, ui! Ma va a cagare! Come mi hai preso? Vabbè. Qua me la sono andato a cercare, ammetto. Cos'è? Testa spaziale. Ma perché sì, tanto? Ah, siamo letteralmente nello spazio. E quello cos'è? Perché? Boh, vabbè, guarda. Cazzo chiedo a fare ormai. Una parte di me era curiosa di vedere se c'era tipo il moon jump. Ecco qua. Via ste manine. Facciamo il salvataggio. Dove sto andando? È volato nella ionosfera. Attiva sto bottone. Ecco qua. No, di nuovo le puzzole spaziali. Lo sapevo che dovevo tenermi. Lo sapevo. Fuck, allora aspetta. Stai zitto, Cortex. Stai zitto. Ecco qua. No, di nuovo. Allora, prima di tutto, ecco qua. Madonna mia, quanto mi sta sulle palle la puzzola. Muori. Dammi sti punti, va. Avrei dovuto prenderla per avere qualcuno che sparava da lontano. Probabile. Ma la puzzola fa veramente schifo. Ok. Ok, ho mosso qualcosa di sopra, mi sa. Io sto continuando a girare, ma non so dove sto andando, vabbè. Ah, una piccolissima microscopica perdita di ossigeno. Microscopica perdita di ossigeno, vabbè, certo. Dai però, cresci anche tu. Allora, esatto, sto cercando di capire quale di questi tubi mi sarebbe servito. Ed è quello viola. Quanto sta male la voce di Forrest su Cortex, veramente. Mi dispiace, magari si è impegnato anche, però non. Non è lui, non è. Cioè, Cortex, per quanto sia piccolo, ha una voce bella profonda. Cioè, lo riconosci, anni che sai chi è Cortex. E Forrest è sbagliato, e mi dispiace dirglielo, però. Oh. Ma scusami un attimo. Ah vabbè, ma non muoio. E allora? A meno che l'unica modo per crepare non sia tipo che ti fai spingere di sotto. Esatto. Pazzo assassino.
Ok, c'è anche... Ok, non riesco a prenderti. Facciamola finita. Dicevo, c'è anche... Non il mio fantasma. Porca di quella miseria. Ecco qua. Il mio fantasma no. Mandami un tubo. Il fantasma ci serve. Ho dovuto sacrificare quello che sparava per lui. E effettivamente forse non è stata una grande idea. Ma in realtà non sono neanche sicuro di sapere se stiamo andando dalla parte giusta. Sì, stiamo andando dalla parte giusta perché dobbiamo salire di qua per voi. Dobbiamo salire sul vetro, che è anche lì, perché c'è una piattaforma di vetro volante nello spazio. Ah boh, ho smesso di farmi domande un po' di tempo fa con questo. No, è vaffanculo, dai. Vabbè, però aspetta. Ok, meno male. No, Crash, maledetto. Maledetto tu. Ecco qua, non c'era nessun bisogno di tirare il calcio potenziato alla scatola. Mi sta solo maledettamente sulle scatole, letteralmente. Dai. Ecco fatto. Sì, lo so che potevo colpirlo anche le altre volte, ma mi ha sempre preso talmente alla sprovvista che non ci sono riuscito. Ah, ok, di qua si risale. E no, vabbè, non importa. Cerchiamo di non cadere, per favore, Crash, che non mi va di rifarmi per l'ennesima volta il percorso. Vabbè, le sfere sti cacchi, cioè abbiamo zero di moltiplicatore, voglio dire. Neanche lo sforzo di andare a destra e a sinistra, Crash. Sul serio. Se le prendiamo, le prendiamo giusto perché le abbiamo. Dimmelo che l'ha preso lui. Perfetto. Finché moriamo noi è un conto. Se mi crepa lui è un altro. No, ti prego, devo rifarmi tutto il percorso all'inverso. No, ti prego. Dimmi che c'è tipo una scorciatoia. No, l'unica scorciatoia è l'inferno. Ma se faccio tipo... Ok, no, è fattibile. Oh, grazie. Chiunque abbia progettato questa cosa, non so se l'abbia fatta con consapevolezza. No, ti prego. Vabbè che è stata colpa mia che ho voluto io tentare di fregare il gioco in questo giro. Ok, bottone blu. E ci prendiamo anche il frutto per il nostro fantasma. E cerchiamo la scala blu. Eccola qua. Quali capelli? Ma va a cagare. Ma è brutto tutto di questo gioco. Il doppiaggio, la storia, il gameplay dipende. Qualche miglioria c'è, per carità, però non si può dare di certo 10 su 10 a sto gioco. Ok, fruttolo, apparirono nemici. E che ti pare? Ecco qua, via di moltiplicatore, che devo recuperare un sacco di punti. Ecco qua. Allora, lo prendiamo giusto per prenderlo in realtà, ma è più per evitarlo che altro. Mi ero dimenticato di questa magia. Mi ricorda un po' il livello nello spazio dei due fantagenitori. Ecco qua. Ok, ultimo in teoria bottone. La distribuzione mondiale di NV è stata completata. L'attivazione avverrà fra 2 ore terrestri. A meno pure che una qualche sottospecie di eroe blocchi tutto. Ma che probabilità c'è? Qualche sottospecie di eroe non mi fermi. Certo, come no. Allora, facciamo cambio. Letteralmente facciamo cambio di nuovo. Come mi hai colpito? Come? Quindi viola, blu, dobbiamo andare sul rosso. Oh, meno male, sala di controllo. E là. Di già, fine? Così? Ma perché stai fluttuando? Ma, sì, vabbè.
Ma... che cosa vuol dire? Salve, Cortex! Non ci posso credere! Di nuovo voi a mettermi i bastoni tra le ruote! Diamine! Ma non avete una vita! Trovatevi un hobby! Il ricamo! Il giardinaggio! Ora sei solo, Cortex! Solo tu contro Crash! Ma cosa? Bene! Combatteremo uomo contro mutante! Ti batterò, Crash, con le mie sole mani! Sai che in realtà non ha detto neanche una cazzata, perché effettivamente noi siamo degli esperimenti. Siamo dei mutanti, oh no, effettivamente. Sta attento, Crash! Il signor 50 kg ti fa la bua! Cosa ridete? Dico sul serio! Farò polpette di voi, Bandicoot! Beve la pozione ora. Certo! Crash, dagli una lisciatina che ce ne andiamo. Ha fatto la stessa cosa di Yanko. Ci pensa Yanko. Mi aiuterò con un po' della formula mutagena di embrio. Lo sapevo. Sa di vomito alla menta. Con retrogusto di... vomito alla menta. No, dai! Il primo piano sul pacco! Sì, vabbè, certo! Boh, vabbè. Neanche le animazioni hanno un senso oramai. Willa! Allora, calmi tutti! Prendi questa. Io gli sto mandando dietro ste cose qua, ma non sono neanche sicuro. Non sono neanche sicuro sia ciò che dobbiamo fare. No, dai, ti prego, non dirmi che lo sciogliamo così. No, ti prego. Seconda fase? Ma dai, non ha neanche le stesse mutande. No! 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 Fantasmino! Pazzo! Dammi il frutto! Cosa c'è che non va a crescere? Qualcuno mi tolga quest'idiota di dosso! Ecco qua! Guarda i capelli! Cosa dobbiamo fare ora? Ah, ok, così semplice. Ah, se salta fa in automatico... Ma no, dai! Se salta fa in automatico il colpo. Porca miseria. Ridammi... dammi il frutto, va? Mamma mia! Cioè, allora... è brutto perché è brutto. Come... come mutante finale, Però... boia, che colpo. Dammi il frutto. Ecco qua. Dammelo, 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 dammelo. Preso. Credo. E... ah, ok. 3, 2, 1. Vai.
Aspetta. Preso, ok. L'importante era prendere... Madonna, pure il colpo indietro gli ho rilanciato. Dicevo, l'importante era prendere... questi qua. Sai cosa? Non fa neanche... abbastanza danno da dire, cavolo, sai che effettivamente potrei anche solamente menarlo? Ma no, è di nuovo... Vieni qua. No, fermo. Non sprecarlo tutto, che non ti rimane molta vita e non mi va di rifarmi di nuovo tutto quanto. Vieni. Ah, se faccio la... cioè, se facciamo come Crash, che giriamo su noi stessi, lo fa anche lui. Ok, però ho capito una combo. Quadrato, quadrato, triangolo e... li spaziamo via lo stesso. Ricarichiamoci giusto per sicurezza. Ecco qua. C'è ancora qualcuno? Oh. Fammi... guarda. Quanto ci fai che adesso ci interrompono? Ah no, strano. Io vado. La madonna, sì, dove stai andando? No, il bottone di... però è un sistema... cazzo, è un sistema furbissimo di autodistruzione questo. Cioè, ha un bottone enorme che esce dopo che hai tirato fuori tutta la vite. Mica è scemo, eh. Cioè, almeno non ti autodistruggi la nave per caso. Non è giusto. Non è giusto. Ma c'ha uno squalo sulla gamba. Ecco, ti pareva che non faceva la cagata. È il mio turno. Sono anni che aspetto di vincere. Sai che non ci sta mai la sua voce. Zero. È brutta sotto tutti i punti di vista. Cioè, dovrebbe essere un momento. Cosa comunque è, però e no. Dei pantaloni. Tienti forte, Crash. Stiamo precipitando. Ma... sei stato tu. Ma non ho tempo adesso. Mostro disgustoso. Ma come? Ma perché? Ma che ne so. No, aspetta. Per un attimo ho avuto l'idea che lui si mettesse la maschera tipo al volante e guidasse la nave. Ma pare impossibile che siamo salvi. Sì, non ha neanche senso. Ottimo lavoro. Ehi, questa spazzatura malvagia è finita dappertutto. Guarda che non puliamo. Lo so, Coco, lo so. Vabbè. Grazie per aver giocato a Crash il Dominus dei Mutanti, gioco completato al 38%. Cioè, praticamente la storia è il niente di questo gioco. Per il completismo totale è tutto il re... cioè, la storia non serve a un cazzo di niente in questo gioco. Per completartelo al 100% di farti tutti i minigiochi, tutte le prove a tempo. È come i giochi di Crash normali, per carità, ma essendo un gioco diverso, 38% solo la storia, guarda che è pochissimo. Cioè, uno dovrebbe essere 70% storia, 30% tutto il resto. Neocortex si arrabbia, sconfitto Cortex e completato il gioco. Porca troia. Avevo delle aspettative per questo gioco, non è stata rispettata neanche mezza. No, oddio, non voglio essere così cattivo, perché comunque qualcosa di buono c'è. Però... quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. È stato bello portare tutti questi giochi di Crash uno dopo l'altro. Non ne avevo proprio intenzione all'inizio, è stato tutto un caso, tutto partito con CTR. Però sono contento di averli giocati, questi due giochi che non avevo mai finito, e di averli portati. Ma per il prossimo gioco
ci distacchiamo per un pochino da Crash, perché questo gioco in particolare mi ha abbastanza deluso, ma comunque meglio di molti giochi che abbiamo fatto su questo canale. Ma voglio distaccarmi per un po'. Io vi ringrazio e ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti!